Siamo nel nord dell'Italia, a Torino, con i celibi consacrati della comunità Chemin-Neuf. Dall'11 aprile al 23 maggio 2010, più di 2 milioni di pellegrini percorrono la strada che porta alla cattedrale San Giovanni Battista per contemplare uno dei più misteriosi oggetti del mondo occidentale, la Sindone di Torino. Custodita qui a Torino dal 1578, viene occasionalmente esposta ai fedeli. È un grande lenzuolo, lungo circa 4 metri, largo 1, dove si può vedere l'immagine di un uomo, nudo, di fronte e di schiena. Sono presenti tutte le piaghe di Cristo e tutti i segni della flagellazione. Vedo un uomo che ha sofferto una tortura incredibile. È difficile immaginare come un essere umano può fare questo ad un altro essere umano. È un documento della passione di Gesù. Questo tessuto di lino è l'unico al mondo sul quale si può osservare l'impronta del corpo che ha avvolto. Un uomo di 1,80 m circa, morto, di una 30ina d'anni, con la barba e i capelli lunghi. Nel corso dei secoli, questo sudario non smette di sfidare la scienza e le sue certezze. Fino ad oggi nessuno può spiegare la formazione di quell'immagine sul tessuto. Tuttavia, i numerosi studi scientifici e medici mettono in luce dei dettagli invisibili a occhio nudo. Abbiamo del sangue vero, provato scientificamente. Abbiamo un'immagine che non è né dipinta, né fotografata, né bruciata, né in alcun modo fatta da mano d'uomo. L'immagine sul sudario non è davvero un artefatto. Questo sudario ha avvolto il corpo di un uomo torturato, flagellato, coronato di spine, crocifisso all'epoca dei Romani. Questo corrisponde in tutto a ciò che i Vangeli riportano di Gesù Cristo. Ma qual è l'origine di questo sudario? Da dove viene? La sua storia è misteriosa quanto quella dell'uomo di cui porta il volto, perché fino al XIV secolo non abbiamo nessuna traccia sicura di questo sudario. Nel 1357 compare alla collegiale di Lirey in Francia. Si afferma che è il lenzuolo funebre di Cristo. Allora attira grandi folle. Ma quasi subito nasce una polemica sulla sua autenticità. Nella sua storia, la Sindone attraversa un certo numero di prove. A Chambéry nel 1532, mentre ne è proprietario il Duca di Savoia, durante un incendio sta per andare in fumo e l'acqua che la salva macchia ancora oggi la sua immagine. Viene riparata da religiose che le cuciono dietro a un telo di rinforzo e delle toppe di lino dove ci sono le bruciature. Nel 1578 la Sindone arriva a Torino, ma al di là delle frontiere italiane sono in pochi a conoscere questa affascinante immagine. Nessuno la conosceva nel mondo.
Nel 1898 un fotografo italiano, Secondo Pia, ha fatto la prima fotografia della sindone e ha scoperto le proprietà di quest'immagine che lo hanno impressionato. Così l'interesse scientifico per la sindone è nato verso il 1898, quando Secondo Pia, con le sue prime fotografie, ha fatto vedere che l'immagine sul sudario è un negativo. Quando la fotografate e guardate il negativo, è il positivo che sembra più naturale. È diverso da tutte le altre immagini che avevo mai viste. Così, Secondo Pia, ha aperto le porte alla scienza. Ho lavorato per la NASA, l'Agenzia Spaziale Americana, e sono molto interessato dal modo in cui l'immagine si è formata sulla stoffa. Non abbiamo ancora la risposta. In effetti, quando avevo 8-9 anni, ho visto una trasmissione alla televisione sulla sindone in America a Chicago e ne sono stato affascinato. La sindone di Torino lancia una grande sfida alla scienza. È una sfida perché il tessuto contiene un'immagine con proprietà fisiche uniche che non ha eguali. Ho trascorso 32 anni a studiarla. 32 anni, la metà della mia vita a studiarla, e tuttavia non ho ancora le risposte. Barry Schwartz è americano, fotografo scientifico. Accompagna a Torino per alcuni giorni un gruppo di pellegrini venuti dagli Stati Uniti. La sua storia con la sindone inizia nel 1976, mentre aveva appena finito un progetto di ricerca al Laboratorio Nazionale di Los Alamos, uno dei laboratori più famosi degli Stati Uniti. L'uomo con il quale avevo lavorato a Los Alamos mi ha richiamato e mi ha detto: «Barry, che cosa sai della sindrome di Torino?» Mi sono messo a ridere e ho detto: «Ma sono ebreo!» Mi ha detto: «Anch'io!» Anche lui era ebreo. Mi ha raccontato che alcuni scienziati avevano fatto una foto alla sindone e che erano talmente stupiti che quelle immagini avessero certe caratteristiche, che volevano formare un'equipe di scienziati per vedere se potevano ottenere il permesso di andare a Torino per esaminare il sudario e cercare di capire come si era formata quell'immagine. Circa 2 mesi dopo l'inizio del progetto, mi ricordo di aver detto a un mio collega: «Che cosa ci fa qui un uomo ebreo con me?» Si è messo a ridere e ha detto: «Ti sei dimenticato che l'uomo della sindone è ebreo?» E mi ha dato quello che forse è il miglior consiglio che abbia mai ricevuto in vita mia: «Barry, vai a Torino e fai il migliore lavoro che puoi. Dio non ci spiega in anticipo il suo progetto, ma un giorno saprai». Era un consiglio geniale, e questo ha fatto sì che rimanessi nell'equipe. Stavo per dare le dimissioni, ma a causa delle sue parole, di Dio forse, attraverso la sua bocca, sono rimasto nell'equipe. Così dal 9 ottobre 1978, questa equipe di una quarantina di esperti scientifici, chiamata lo STEOP, si sposta a Torino con 6 tonnellate di materiale sofisticato. Gli scienziati hanno solo 5 giorni a disposizione e lavorano giorno e notte per fare a questo sudario migliaia di test. Lo esaminano ai raggi infrarossi, sotto la luce ultravioletta, prelevano campioni di polvere per un unico scopo:
capire come si è formata questa immagine sul lenzuolo. È interessante constatare che dopo tutti i nostri studi potevamo dirvi che non è una pittura, né una fotografia, né una bruciatura, né una stampa, né uno sfregamento, ma non potevamo rispondere alla sola domanda che avevamo: come si è formata l'immagine? L'equipe scopre che questo lenzuolo è composto soltanto di fibre di lino, finemente tessuta a spine di pesce. E queste macchie scure che formano l'immagine alla superficie provengono da un'ossidazione acida e disidratante della sindone. Questa immagine è estremamente superficiale. Ciò che appare solo su un lato non passa assolutamente attraverso il tessuto. Questa colorazione gialla si tratta di uno strato molto sottile, dell'ordine di 10-20 nanometri. È più sottile di un cappello ed è quindi estremamente difficile da osservare al microscopio. Ma la proprietà più stupefacente dell'immagine sulla sindone è che la distanza tra la stoffa e il corpo fa sì che l'immagine sia più o meno densa. Più il corpo era vicino, più l'immagine era scura. Più era lontano, più l'immagine era chiara. Quindi l'immagine sulla sindone non deriva soltanto da un contatto, si è formata anche a distanza dal corpo. Dunque, le differenti distanze tra il tessuto e il corpo hanno prodotto le differenze di densità dell'immagine. Allora, quando l'abbiamo guardata con il VP8, abbiamo visto il rilievo naturale di un corpo umano. Allora, come fare un'immagine simile? Non è possibile riprodurla. È l'unica immagine al mondo che ha questa informazione tridimensionale. L'immagine impressa sulla sindone scopre un rilievo ancora più dettagliato. Quando nel 2005 a Panama, nell'America centrale, viene trasformata in un'immagine in tre dimensioni, essa è stata realizzata dal dottor Suns, un medico specialista nella produzione di immagini in 3D. Questa immagine, alla quale a partire dal VI secolo sembrano ispirarsi le opere d'arte, è creata da un'interazione tra un vero corpo e il tessuto che l'ha coperta. Ma di chi è il corpo? Come è morto quell'uomo? Ha vissuto la crocifissione? Una fine orribile riservata ai criminali e agli schiavi della società romana? Gli scienziati studiano i punti dove si trovano delle macchie di sangue e fanno una scoperta sconcertante. Queste tracce portano la firma chimica del vero sangue. L'equipe stabilisce un legame significativo con la crocifissione. La cosa che mi ha impedito per anni, 18 anni, di accettare l'autenticità della sindone è che il sangue sulla sindone è ancora rosso. Il sangue vecchio deve essere nero o marrone. Nessuno ha potuto spiegare, per 18 anni, come mai il sangue del lenzuolo sia rimasto rosso. Nel 1995, durante una conversazione telefonica con il dottor Alan Adler, ebreo, un chimico che ha provato che il sangue sulla sindone è veramente sangue, lui mi disse qualcosa di cui non avevo mai sentito parlare.
Quando qualcuno è torturato per lungo tempo, 24-36 ore, all'incirca il tempo che Gesù è stato torturato, il corpo entra in stato di shock. Gesù non ha ricevuto acqua, è stato flagellato, dunque ha avuto uno shock anafilattico. Dopo un po' di tempo, in questo tipo di shock, le pareti delle cellule rosse del sangue cominciano a decomporsi. Il fegato secerne nel corpo, nel sangue, un enzima chiamato bilirubina. Quando avviene, il sangue rimane rosso per sempre. Quando l'ho scoperto, era l'ultimo pezzo del puzzle. Questo mi ha convinto sull'autenticità della sindone, perché mi ha dato una risposta scientifica e credibile all'ultima domanda che avevo. La mia vita è mille volte migliore di prima, perché la sindone è nella mia vita. In quanto ebreo, è forse la più grande ironia della mia vita. Sono un ebreo che può dire che la mia fede in Dio è stata restaurata grazie al mio studio sulla sindone di Torino. Dunque la sindone non è solo per i cristiani, è per tutti. Indizi celati nell'immagine, rivelati dalla ricerca scientifica, permettono uno studio medico dell'immagine della sindone. Lo studio rivela che quell'uomo ha vissuto un vero supplizio e che è morto crocifisso. Non vediamo semplicemente un uomo che è morto, ma un uomo il cui volto è gonfio perché è stato picchiato. E si può vedere che ha una guancia più gonfia dell'altra, ma lo sono entrambe. Ci sono tracce della flagellazione lasciate da un flagrum romano, che era una frusta composta da tre corregge di cuoio, con in cima un pezzo di piombo, come un peso. Il suo corpo è coperto da tracce di frustate, più di 120. Una flagellazione romana. Erano dei colpi che strappavano non soltanto la pelle, ma con forza impressa, in pochi microsecondi, causavano lesioni interne estremamente gravi. È una tortura abominevole. È un uomo che dopo la flagellazione è destinato a morire. I reni non funzionano più. Perdeva litri di sangue. Era completamente disidratato. L'uomo sulla croce aveva ancora solo poche ore da vivere. Cosa ancora più sorprendente, queste piaghe della crocifissione nelle mani, le macchie di sangue sulla sindone ci mostrano che è stato crocifisso dai polsi. I romani sapevano che se lo crocifiggevano dai palmi, la mano poteva staccarsi. Ma se era inchiodato qui, e il chiodo passa qui, non ci si può staccare. Vediamo anche delle macchie di sangue che coprono la testa, come se avesse avuto un casco, una corona di spine, ma non come le belle rappresentazioni degli artisti. I soldati romani non avevano perso tempo a intrecciare una bella corona, hanno preso un cespuglio di spine e l'hanno schiacciato sulla testa, facendolo sanguinare dappertutto.
Ogni spina che lo trafiggeva, che toccava la sua carne, era come un shock elettrico, per qualche secondo o alcuni minuti. Non ci si può immaginare quando leggiamo i Vangeli, lo crocifissero. Vediamo una piaga sul suo costato. Sulla sindone la macchia di sangue più scura viene da quella piaga. È il sangue accolato sulla schiena. Dunque abbiamo un tessuto coperto di sangue e delle piaghe che corrispondono esattamente a ciò che, secondo i Vangeli, Gesù ha subito. È Gesù, è la sua testimonianza. Ecco che cosa ho fatto per voi. Ecco cosa dicono i Vangeli. Ecco cosa dico io stesso. Lo confermo. Ecco che cosa ho fatto. Tuttavia, nel 1988, alcuni scienziati provano a determinare l'età di questo sudario. Prelevano un piccolo campione del lenzuolo e lo sottopongono alla datazione con la tecnica del carbonio 14. Il verdetto è emesso. Il lino è del XIV secolo. L'origine della sindole è tra il 1260 e il 1390. Malgrado tutto le ricerche anteriori, la sindone sarebbe un falso del Medioevo messo a punto da un genio. Questo sorprendente risultato riempie le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. La più grande frustrazione per noi, che avevamo già lavorato sul lenzuolo, era che tutte le prove convergevano nel dire che fosse autentico. Sono stati già realizzati centinaia di test differenti. E poi questo unico test arriva con un risultato che va in una direzione completamente opposta a tutto il resto. Se mettete su una bilancia tutte le prove che esistono pro o contro la sindone e le pesate, 99 direbbero autentiche, 1% direbbe no. Oggi, alcune ipotesi potrebbero spiegare i risultati della datazione al carbonio 14. In particolare quella di Ray Rogers, eminente chimico americano, membro dell'equipe della STIRP. Secondo lui, il campione prelevato non sarebbe rappresentativo dell'insieme del lenzuolo di lino. Nel 2005 pubblica, in una delle più importanti riviste di chimiche, che il punto scelto contiene dei fili di cotone aggiunti più tardi. La sindone d'origine sarebbe stata riparata nel XIV secolo con dei fili di cotone completamente diversi e questa riparazione sarebbe stata tinta con molta cura e così era impossibile scoprirlo. Un'altra ipotesi potrebbe spiegare i risultati della datazione con il carbonio 14. Questa suppone che il tessuto avrebbe subito un ringiovanimento dall'emissione di un raggio di particelle nucleari. Dunque adesso cosa ci manca? Abbiamo una data del radiocarbonio basata su un campione che non rappresentava il corpo principale del tessuto della sindone. E per questo la datazione del radiocarbonio del 1988 deve essere messa da parte e forse in futuro dovrà essere fatta una nuova datazione. Ma devo aggiungere una cosa. C'è qualcosa che si chiama fede. Con la sindone c'è un momento in cui la scienza si ferma.
In fin dei conti, ogni individuo deve guardare la sindone e decidere nel proprio cuore cosa la sindone significa per lui. Il lenzuolo non è venuto con un manuale di istruzione per dirci cosa credere. Non credo che la risposta sia sulla sindone, ma negli occhi e nel cuore di chi la guarda. Béatrice Guépreau è sposata, madre di 5 figli e vive a Parigi in Francia. La sua esperienza con la sindone l'ha portata là dove non aveva previsto di andare. Oggi, vicepresidente dell'associazione Mostraci il tuo volto, viaggia attraverso molti paesi per trasmettere quella luce che per lei scaturisce dalla sindone e attraversa la sua vita. A 20 anni in famiglia viviamo una prova. La mamma si ammala gravemente, ci troviamo davanti all'impotenza dei medici, alla degradazione, all'agonia e poi alla morte. Per me è stato difficile. Papà era pieno di delicatezza e ha avuto la buona idea di mandarci, i 3 più giovani ad Assisi con dei francescani, per una specie di viaggio terapeutico. Facendo tappa a Torino, è nella cattedrale che Béatrice scopre 2 produzioni grandezza naturale della sindone. Sono stata rapita. Perché un corpo nudo, torturato, con tracce di sangue, che sono molto visibili, avrebbe dovuto veramente farmi scappare. Stranamente, non era quello che vedevo. Vedevo un corpo, più di un corpo, una persona infinitamente rassicurante, colma di pace, e questa ondata di pace giungeva fino a me. Ho ricevuto una certezza profonda, indelebile, come se fosse stato davanti a me e mi avesse detto: non ti preoccupare, la sofferenza non ha l'ultima parola. La morte non vi inghiottirà. Ci sono passato prima di voi. Potevo dire che lo avevo incontrato. Potevo dire come Froissart esiste. Io l'ho incontrato, questo Gesù di 2000 anni fa. Posso dire che l'ho veramente di fronte. Ho voglia di dire che questa ondata di pace non mi ha lasciata, perché ogni volta che la guardo mi ritrovo immersa in questa specie di conforto. Il Verbo si è fatto carne. Il Logos, colui che è il Verbo, la verità, la vita, ha preso un corpo. Si è messo alla nostra portata affinché noi ritrovassimo la nostra dignità. Eppure, egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. È come se avesse preso su di lui il peggio per aiutarci a prendere fiato e a continuare a vivere dopo le nostre prove. Soltanto lui è capace di trasfigurare la sofferenza. E il corpo risorto è uscito da questo tessuto di morte.
e ci invita alla ripresa, a rialzarci, per mostrarci che non resteremo nell'abisso, ma che la sua sola presenza è in sé rassicurante e può tutto cambiare. Le sue mani sono veramente belle. Se penso che sono proprio quelle mani che hanno moltiplicato i pani, che hanno benedetto i bambini, che hanno toccato i ciechi. Vedo un uomo rispettoso, che ha paura di farmi paura. Perché Dio è timido. Dio è timido perché è mendicante d'amore. Il Dio onnipotente, che può far danzare le galassie, è indifeso di fronte a me, perché attende che sia pronta ad aprirgli la mia porta. Gesù mi dice che lo ha fatto per me. Io cosa ho fatto per lui? Gesù mi porta il suo sudario. Quando morirò vedrò Gesù. Il mio sudario come sarà? Sarà completamente bianco, prova del mio egoismo, del mio ripiegamento su me stesso, o sarà macchiato di sangue, di sudore, prova di quello che ho fatto per gli altri, del mio sacrificio per gli altri? La sindrome di Torino. Tutta la pienezza di risiedere in Lui.